Al Pinto di Caserta va in scena il recupero della prima giornata di campionato, calcio d'inizio fissato alle 20:45. Si va verso il tutto esaurito in quella che sarà la sfida tra Casertana e Monopoli. La squadra di Cangelosi, dopo 3 pareggi consecutivi, è chiamata alla prima vittoria in stagione davanti al proprio pubblico. I biancoverdi si trovano già davanti al primo bivio dell'anno, vincere e allontanare critiche e pressioni e la missione di Tomei dopo l'imbarcata di Avellino. E gara serrata ed avvincente anche sulle panchine tra Cangelosi e appunto Tomei, entrambi allenatori quasi esordienti nel professionismo ma comunque di grande esperienza. Il primo è stato per decenni vice di Zeman e o preparatore dei suoi portieri, mentre il secondo per molti anni vice o collaboratore tecnico di Eusebio Di Francesco. Dopo la pesante sconfitta contro il Latina, il presidente del Giuliano ha deciso di esonerare l'allenatore Raffaele Di Napoli. La ricerca si è restretta a 2 profili, Fontana, ex Turris e Occhiuzzi la scorsa stagione a Olbia. Il primo è il favorito, mentre il secondo non è convinto della destinazione ma in caso di offerta importante potrebbe accettarla. Cambio in panchina anche in casa Monterosi, il club biancorosso ha deciso di esonerare mister Romondini, ha già scelto il sostituto, sarà Roberto Tarino, tecnico che torna in pista dopo l'esordio dello scorso anno con l'Avellino.